È corsa contro il tempo per rimediare alla brutta figura internazionale e garantire il regolare svolgimento dell'ATP 250 di Napoli, dopo la sospensione da parte dei vertici del torneo che avevano giudicato i campi del centrale di Via Caracciolo non a norma a causa di una guaina rovinata dal maltempo e il successivo slittamento della fase preliminare di qualificazione sui campi di Pozzuoli, Riccardo Villari, numero uno del Tennis Club Napoli, ieri in una conferenza stampa ha provato a spiegare quanto accaduto. Ci siamo affidati ai migliori a livello mondiale per realizzare i campi, dice. Ora stiamo cercando di risolvere questo problema e far iniziare finalmente le gare. Poi ne discuteremo quando il torneo sarà finito. Il tempo di individuare le responsabilità verrà dopo. Adesso è il tempo di trovare le soluzioni. Certamente noi abbiamo una coscienza tranquilla, ci siamo rivolti a un'azienda leader alla quale, come diceva giustamente Cosimo Napoletano, può accadere, e quindi poi approfondiremo, valuteremo. Adesso qui più che un giacuzzi, il nostro vuole essere un racconto dei fatti che si sono verificati, poi ognuno si fa la propria idea e poi quando sarà il caso ci sarà se e quando qualcuno che potrà dare un giudizio, però per adesso il tempo è questo qui. Per quanto riguarda invece l'azzardo, noi siamo in una tecnologia molto avanzata, insomma non mi pare che stiamo parlando di qualcosa di trascendentale. Cioè che in una tecnica per l'outdoor possa piovere mi sembra scontato, è l'unico rischio che c'è. Qua diciamo la verità, in fondo tranne una giornata di pioggia, sicuramente di pioggia insistente, ma come diceva giustamente Cosimo, il campo outdoor quello deve considerare, quindi non è proprio questo il tema. Insomma, non ci dimentichiamo che siamo in un mondo che insomma le tecnologie le padroneggia, l'innovazione è quotidiana, quindi il problema non c'era. In attesa che i supervisor ATP giudichino i lavori realizzati nelle ultime 48 ore, il torneo ha avuto il suo prologo sui campi di Pozzuoli. Delusione per i tantissimi appassionati che avevano comprato il biglietto e che saranno costretti a farselo rimborsare per la fase preliminare. Unica certezza è che oggi sul lungomare si continua a lavorare, ma di sicuro non ci saranno incontri. La speranza è di iniziare a giocare a tennis martedì. Speriamo.